Odessa, un bellissimo Teramo, la sfortuna è stata forse di incontrare una squadra che, gettando il cuore oltre lo stadio, doveva per forza fare punti, quindi con la coriacità, con l'agonismo e sfruttando l'azione, l'unica azione importante che ha avuto nei primi 45 minuti, ha preso il calcio, decidono gli episodi e ha portato a casa i tre punti. È d'accordo su questa disabilità di gara? Ma è un po' riduttivo perché l'avversario ha meritato di vincere, adesso al di là che nel primo tempo abbia creato non molto, però ha vinto meritatamente e magari nella ripresa avrebbe anche potuto con qualche contropiede essere più efficace e chiudere la partita prima. È vero, come dici tu, che gli episodi condizionano comunque insomma, i risultati finali, e noi nel primo tempo, dove la partita è stata equilibrata, abbiamo commesso qualche disattenzione, su una di queste ci abbiamo preso gol, al di là che è stato un gran bel gol, perché in fondo è venuta fuori una bella azione con un bel tiro di De Martino, giusto? Sì. Poi nel secondo tempo noi abbiamo cercato di fare noi la partita, a quel punto il campo un pochino ci penalizzava, perché poi in quel momento chi deve fare la partita fa più fatica. Quindi l'avversario ha potuto giocare più chiusa, più compatta, e noi che insomma tentavamo di giocare lo facevamo benino fino a un certo punto del campo, dopodiché avevamo qualche difficoltà perché arrivati sulla tre quarti non riuscivamo a cavare il ragno dal buco, e quindi è venuta fuori una sconfitta che insomma ci dispiace, perché magari volevamo dare continuità alla vittoria di Chieti, mentre adesso ci dobbiamo ripreparare ancora una volta per una partita successiva con una sconfitta alle spalle. Però ci sta, perché insomma, abbiamo giocato contro l'Aversa e non contro nessuno. Due squadre che hanno dovuto fare oggi i conti con molti infortuni, anche la tua squadra, i due attaccanti. Sì. Quanto ha inciso questa sua? Ma noi dalla metà campo in avanti, dall'inizio dell'anno, che abbiamo sempre qualche piccola difficoltà, però questo non significa nulla, nel senso che poi con questa squadra la domenica abbiamo vinto a Chieti, se vuoi anche fortunosamente, ma abbiamo vinto, perché abbiamo tra l'altro sfruttato due palle da fermo che ci hanno insomma svoltato la partita, quindi insomma le condizioni di non stare al meglio come rosa in questo campionato capiterà al Teramo, capiterà a tutte le squadre, e non deve essere un alibi quando poi perdi e tiri fuori questi altri discorsi. Noi con quelli che abbiamo comunque pensiamo di poter fare bene, però ci sono anche gli avversari, quindi fare bene dipende anche dagli altri, dipende da come sta il giocatore in quel momento, da come ti gira la partita, e quando c'è tanto equilibrio magari ecco l'episodio fortunato o meno condizione il risultato. Poi è chiaro che se sei del Real Madrid non hai nessun tipo di problema. Oggi la Normanno ha cambiato modulo di gioco, lei aveva preparato la partita sulla base del 4-4-2, oppure come oggi ha affrontato la sua squadra, la speculare? Ma io mi aspettavo forse più il 4-3, però avevo visto che in precedenza avevano utilizzato diversi moduli, quindi comunque eravamo preparati a tutto, ma poi in fondo non è che cambia moltissimo, perché in fondo uno fa la squadra in base sì qualche volta a quello che è l'aspetto tattico, più delle volte fai la migliore squadra che tu possa pensare che possa vincere la partita. Quindi, oggi hanno messo De Martino dietro la punta facendo un 4-2-3-1, che per esempio non mi aspettavo, ma in fondo a noi non ci cambiava nulla. Quindi insomma, dal punto di vista tattico, onestamente in questi campionati non è che posso tu vincere la partita o perdere in base a come metti la squadra in campo e allo sviluppo poi di come giochi che ti può fare la differenza. Cos'è che non è più della sua squadra? Forse è mancata la cattiveria, anche dopo lo svantaggio la sua squadra non è apparsa in grado, diciamo così, di poter fare male attraverso la domanda, infatti non sono arrivati nemmeno tanti tiri. Noi abbiamo fatto fatica, perché arrivati superati la metà campo non abbiamo avuto opportunità, non abbiamo creato opportunità nonostante
a volte si può dire che gli altri erano bravi e poi si sono messi a 5, quindi delle difficoltà loro ce li proponevano, perché stiamo pure parlando di una squadra di qualità e non dell'ultima della classe. In effetti l'unica cosa negativa, al di là che abbiamo perso, che forse è la cosa peggiore, è che quando siamo rientrati in campo all'inizio del secondo tempo, dove volevamo iniziare subito la partita con un piglio giusto, con qualche leggerezza, con qualche errore tecnico, insomma abbiamo perso quei 10-20 minuti su errori nostri a non prendere la partita in mano, e quello è stato l'aspetto negativo. Poi di altro io alla squadra non posso dire, perché ho visto che sia durante la settimana che oggi nella partita, prima della partita, la squadra voleva giocare per vincere, voleva fare un'ottima prestazione, però poi ripeto, c'è sempre il campo che determina questo. L'obiettivo rimane quello della salvezza in questo termine? Assolutamente sì, perché l'obiettivo è quello, sappiamo che è difficile da raggiungere, abbiamo i mezzi per poterlo fare, bisogna insomma essere tosti, decisi, perché il campionato è veramente duro, c'è tanto equilibrio, quindi anche il minimo particolare può fare la differenza di 2, 3, 4 punti in più, che poi ti determinano una posizione rischiosa o magari una di metà classifica. Quindi noi onestamente andiamo a fare il nostro campionato sempre pensando di salvarci, ma speriamo in cuor nostro di non entrare mai nelle ultime 4-5 posizioni, perché poi lì la cosa si fa anche più pesante. Posso, ragazzi? Grazie.